Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo post partita. Io in questi giorni avevo anche avanzato, no? di fare la domanda che un po' avevo letto, sentito, udito in giro per internet, ma anche in realtà tra i miei amici, e cioè: avreste firmato per il pari stasera? Ho evitato per il semplice motivo che la mia risposta era no, e palesemente no. E quindi da questa sera non mi porto a casa la felicità, no? Del pareggio, e nemmeno probabilmente della prestazione, perché se probabilmente nel primo tempo potevo ritenermi soddisfatto perché ho visto una buona Juve, non un'ottima Juve, non la Juve più bella del mondo, non la squadra più bella del mondo, ma una squadra che sapeva il suo, che ragionava, faceva quello che doveva fare, che si era trovato in vantaggio, aveva provato anche a cercare, senza troppe palle gol pulitissime magari, però aveva provato a cercare il gol del 2-0, quindi il raddoppio. Nel secondo tempo non ci siamo. Nel secondo tempo purtroppo siamo andati molto, molto, molto male. Ci siamo fatti schiacciare tanto da loro, abbiamo iniziato a perdere un po' di fiducia in noi stessi, nei duelli individuali, nei contrasti stessi. Non è un caso poi che McKennie vada a farsi male, non è un caso che Rabiot rischi addirittura il cartellino rosso, non è un caso che lo stesso Alvaro Morata, che vedo adesso uscire dal campo in questo momento, si sia dovuto ancora più impegnare per cercare di fare una fase in un possesso interessante, intelligente, efficace, perché purtroppo quando si abbassano i giri del motore, quando si abbassa la voglia, quando si abbassa anche proprio la concentrazione mentale, avviene questo. E quando accetti di farti schiacciare in questo modo da una squadra interessante, secondo me, come il Villarreal, accade questo. Ora sto vedendo che addirittura, vabbè, loro hanno corso un po' di più, hanno fatto più passaggi, hanno tirato leggermente di più lo specchio della porta, il possesso palla è tutto a favore loro, e questa cosa non mi stupisce. Più che altro peccato, perché noi ci siamo ritrovati dopo 30 secondi in vantaggio con un gol di Dusan Vlahovic all'esordio assoluto in Champions League. Ok? Esordio assoluto in Champions League, 30 secondi, sei in vantaggio, con lui che addirittura fa gol col piede debole, col destro. Poi ci siamo un po' adagiati. È vero, nel primo tempo quel poco che abbiamo costruito l'abbiamo costruito sempre solo col lancio lungo su Vlahovic, però c'era un motivo per fare questo, e cioè che loro avevano completamente questa voglia di aggredirci, e quindi il loro centrocampo era sempre disunito. E tu col lancio lungo riuscivi a saltarlo completamente benissimo e riuscivi poi a salire bene. Poi ci siamo persi, a parte il fatto che abbiamo continuato a sbagliare tante palle tecnicamente, proprio dei passaggi sbagliati. Poi nel secondo tempo, ragazzi, si è visto che oltre alla concentrazione, oltre alla tenuta mentale, era venuta completamente meno quella fisica. Locatelli è stato sostituito perché iniziava a non averne più. De Sciglio si vedeva anni luce prima che non ce n'aveva più. Stesso Rabiot, ragazzi, che prendiamo un gol dopo che era stato anche... gli era stato detto occhio a fare questa cosa qua, occhio perché ti tagliano dietro, occhio a seguirli. Prende gol ed era un passo così dalla sostituzione, poi si fa male McKennie e quindi siamo costretti a cambiare il cambio. Cuadrado, un'imprecisione anche lui, anche stasera, ancora stasera, disumana. Mi porto a casa il bel gol di Vlahovic, mi porto a casa la bella prestazione di De Ligt e di Danilo, attenti lì dietro, molto molto attenti lì dietro. Porta a casa la partita di sacrificio di Alvaro Morata, però secondo me nell'uno contro uno abbiamo sofferto tantissimo a destra, la nostra sinistra, la loro destra, dove avevano quell'esterno funambolico quasi, che con De Sciglio nell'uno contro uno era diventata una specie di incubo. E poi secondo me siamo andati un po' in ritardo con i cambi, perché veramente eravamo arrivati cotti, troppo cotti. Per cercare anche di spezzare quel dominio del sottomarino giallo, che nel secondo tempo è stato a senso unico. Ed è vero che la qualificazione è ancora tutta aperta, non c'è chiuso niente. È vero anche che, per quanto io personalmente non sia uno di quelli che ritiene il pareggio un risultato positivo, non è un pessimo risultato. Però io stasera vado a letto con la consapevolezza che finché abbiamo cercato di fare la partita che volevamo fare, siamo stati in grado di farla. E poi arriva un punto in cui ci spegniamo. E questi passi in avanti, anche solo micro passi in avanti,
che magari possiamo riuscire a vedere o intravedere, si sciolgono come neve al sole. A un certo punto, dal niente, così ci sfaldiamo. Poi è vero, stasera non c'era Chiellini, non c'era Bonucci, non c'era Dybala, non c'era Chiesa, non c'era Bernardeschi, non c'era Rugani, avevi su tre difensori centrali perché hai giocato con una sorta di 3-4-3 con McKennie esterno destro, avevi un solo centrale di difesa che De Ligt che ha fatto la solita partita gigalitica. È vero, sono tutte cose vere. Però, per una squadra come il Villarreal, ok, affrontare questa partita qui, un ottavo di finale di Champions in casa contro una come la Juve, io sono dell'idea che tu dovevi andare lì e fargli vedere che, e tra l'altro nel momento in cui ti ritrovi in vantaggio dopo 30 secondi e dal momento che fai anche un buon primo tempo, io ho giocato poco a calcio e sempre a bassi livelli e ci gioco tuttora a bassi livelli, ma io sono abituato che quando la mia squadra fa un buon primo tempo e magari siamo in vantaggio e tutte queste bellissime cose che compongono il calcio e vanno a creare gioia, no, nel gruppo, viene da sé, viene naturale che quegli altri, a meno che non siano una squadra di disgraziati e scappati di casa, cosa che nella fase di eliminazione diretta della Champions non può avvenire, avranno per forza la voglia di venire a farti male, di farti vedere anche solo per orgoglio che ci sono ancora. Loro non sono venuti fuori solo per orgoglio, sono venuti fuori anche tecnicamente e tatticamente, e noi non siamo riusciti ad arginarla questa cosa, l'abbiamo accettata e abbiamo detto vabbè, vediamo che cosa ne viene fuori, vediamo come va, e ci siamo seduti per l'ennesima volta. Colpa dell'allenatore, colpa dei giocatori, non ve lo so dire, non vi so dare una risposta, so solo che è sembrato di vedere nel primo tempo una squadra, nel secondo tempo un'altra squadra, composta da dei giocatori diversi, allenata da un allenatore diverso. Non so questa sera sinceramente come spiegarvi questa metamorfosi incredibile di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché ribadisco, non abbiamo fatto il primo tempo più bello della storia, non è stato niente di trascendentale, ma c'era un'impronta chiara di una squadra che in trasferta, in un ottavo di finale di andata di Champions League, cercava di andare lì e fare male all'avversario e fargli capire che ce n'era poco per nessuno. Poi certo, abbiamo sofferto, loro hanno preso un palo, abbiamo rischiato su un colpo di tacco deviato da Danilo che poi Szczęsny va a parare, certo abbiamo rischiato anche nel primo tempo, non vi sto dicendo questo, non è stata la partita perfetta, però due facce, come una medaglia, come una moneta, come fare testa o croce. Perché nel secondo tempo ci siamo cagati addosso? Perché siamo entrati in campo nel secondo tempo con le gambe che facevano Giacomo? E perché invece nel primo tempo era tutta un'altra cosa? Perché? Queste sono domande che non hanno risposte da anni, e c'entra niente Allegri, c'entra niente Sarri, c'entra niente Pirlo, perché ormai che sia uno che sia l'altro si vedono continuamente queste metamorfosi, ma in gare come quelle, come questa di Champions League a eliminazione diretta, la cacca nelle mutande non ce la possiamo portare in campo. Contro nessuna squadra, dal Liverpool al Bayern Monaco, al Real Madrid, al Manchester City, le più forti, il PSG, vi dico le più forti, fino a quelle più abbordabili come sono Ajax, Porto, Lione e Villarreal. Perché il calcio, il campo, il rettangolo verde, i fili d'erba, la vernice, le bandierine del calcio d'angolo, i pali, la rete, non gliene frega niente. Semplicemente non gliene frega niente che tu dopo 35 secondi fai gol con Vlahovic, dopo che hai speso 100 milioni nel mercato invernale, e se la Juventus e gli altri sono il Villarreal in una squadra, in un paese in cui ci sono 50.000 anime. Non gliene frega niente. Gli interessa soltanto alla fine come finisce la partita. E stasera abbiamo anche rischiato, secondo me, nel finale, di vederci scavalcati la Villarreal. Ribadisco, in questo momento sto dicendo tante cose che non sono positive, ma perché faccio fatica a portarmi a casa delle cose positive una serata del genere. Poi, per quanto mi riguarda, l'obiettivo sarà passare il turno tra qualche settimana a Torino, quindi non è un funerale, non è un distruggerla io, non è assolutamente questo. Però voglio capire perché. Perché questo cambiamento incredibile dal primo al secondo tempo, dove nel primo non fai niente di trascendentale, ma fai il tuo, fai quello che dovevi fare. Nel secondo tempo invece è un compitino, una sorta di compitino. Ribadisco, appuntamento per continuare questo discorso nel ritorno a Torino, allo Stadium. Ma non dimentichiamoci che al ritorno a Torino, allo Stadium, negli ultimi 3 anni, non gliene fregava niente al campo e quelle cose che abbiamo elencato prima del fatto che Cristiano Ronaldo giocasse con noi.
come non gliene fregherà niente il fatto che Vlahovic dopo 30 secondi sia riuscito a fare il primo gol in Champions League. E quindi dai, perché se ci addormentiamo e continuiamo a mollare, l'abbiamo visto, questa è una squadra che per iniziare a mollare gli altri vengono fuori, e anche stasera abbiamo avuto l'ennesima riprova.